Tutti noi abbiamo le nostre idee, io personalmente spererei fortemente che il governo riesca ad andare avanti, non auguro all'amico Draghi di farsi sfilacciare via via, ma ci deve essere una volontà del Parlamento, però mi auguro di andare avanti e mi chiedo anche che italiano o che italiana oggi potrebbe prendersi l'onere di fare quello che sto facendo e di soprattutto mantenere il nostro paese in un alveo europeista che è quello di cui abbiamo bisogno. Siamo ancora sui principi, per me i principi sono i seguenti. La prima cosa, il centro non è che non esiste, ma bisogna capire se è un centro che guarda a sinistra o a destra. È chiaro che io posso essere partecipe solamente di qualcosa che guarda a sinistra. Qualunque nuova forza deve avere sempre, per i miei punto di vista, non dico che debbano essere quelle accettate, deve avere uno spirito fortemente ecologista, perché è quello che serve in questo momento. Il terzo punto fondamentale per me è che io posso supportare ma non posso candidarmi, ripeto, lo ridico, l'ho ridetto anche oggi a Enrico Letta, perché abbiamo riflettuto anche di regionali, ovviamente, insomma io non lascio Milano dopo così poco dal rinnovo. Dopodiché parlo con Di Maio come parlo con altri, certamente col ministro Di Maio ci parlo e credo che anche il PD debba prestare attenzione a quello che sta facendo, perché nel rapporto, se ci fosse crisi, è ovvio che il rapporto con i 5 Stelle è necessario che cambi, e questo lo pensano in tanti all'interno del PD.